Parliamo del Macbeth, di questa nuova messa in scena che ci sarà proprio il 18 e il 20 di marzo qui a Piacenza, ai Teatri di Piacenza, e ne parliamo con il regista Riccardo Canessa, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il Macbeth è un'opera che lei conosce bene perché ha avuto modo di lavorare anche ha fatto altre allesti mesti col Macbeth, vero? E cosa c'è di diverso in questo Macbeth rispetto a quelli che ha fatto prima e cosa invece ha tenuto? E poi parleremo anche un po' del cast, che c'è anche il grande Leonucci con lei. Allora, di diverso non è che ci sia molto. Chiaramente ogni produzione della stessa opera comporta poi sempre o dei pentimenti, per cui, oppure delle correzioni, perché non si finisce mai di perfezionarsi nel nostro lavoro di regia. Però il Macbeth è un'opera che, appunto, come diceva lei, io conosco molto bene, a prescindere dal numero di volte in cui l'ho fatta, ma anche perché è un'opera che mi è sempre piaciuta, ho sempre anche fruito anche come normalissimo spettatore o anche ascoltatore, perché io ritengo il Macbeth forse fra le tre opere più belle di Giuseppe Verdi. Io ho avuto anche il grande privilegio di fare anche la regia anche dell'edizione del 47, che ha delle cose diverse e interessanti, naturalmente, anche perché confrontando i due Macbeth, quello del 47 e quello del 65, c'è dentro poi tutta l'evoluzione drammaturgica, musicale di Giuseppe Verdi, ma soprattutto c'è anche una visione teatrale più completa, più coerente. E io personalmente, forse bestemmierò, ma preferisco quella del 47 perché c'è la grande scena della morte. Sì. E che è naturalmente, ripeto, dal punto di vista proprio spettacolo, particolarmente interessante. Fortunatamente noi qui a Piacenza, nonostante facciamo l'edizione successiva, quindi quella con il coro finale, appunto, approfittando anche della presenza, credo, di uno dei più grandi cantanti che esistono attualmente sulla scena, da tanti anni poi, appunto Leonucci, abbiamo inserito come chicca fra un momento e l'altro del coro finale proprio la grande scena della morte, per cui noi facciamo una sorta di di piccolo, paradossalmente forse di piccolo apocrifo, però giustificatissimo dal fatto che perché non offrire al pubblico il meglio che Verdi ha riservato a quest'opera nelle due edizioni. Ecco, una Lady Macbeth, che è un personaggio molto particolare già di per sé nel testo, questa volta voi lo rappresentate con due soprani diversi tra una rappresentazione e un'altra. Ci vuol parlare di questo personaggio e anche della scelta di queste due soprano? No, beh, la scelta non è mia, è probabilmente dovuta alla disponibilità delle due signore, però abbiamo paradossalmente due lady in realtà molto diverse fra loro, perché la signora Branchini ha, diciamo, delle attitudini forse un pochino più shakespeariane, nel senso che ha una figura particolare, un bellissimo taglio di occhi neri, satanici, e si avvicina forse più allo stereotipo shakespeariano. Anna Pirozzi invece è una donna forse più mediterranea, anche perché è una donna del sud come me, e questa volta gli occhi sono azzurri, però anche fondamentalmente compatibilmente all'idea della lady che, ripeto, chiede agli spiriti di diventare una di loro. Lei ha bisogno di prendere non parlerei di cattiveria, ma il disegno malefico. Lei lo prende in prestito, lo invoca, per cui noi abbiamo una sorta di lady dagli occhi di ghiaccio, che anche quella funziona. E non entro nel merito vocale, perché sono assolutamente due straordinarie cantanti, quindi sono stato molto fortunato anche dal punto di vista della lady.
In realtà la Lady Shakespeareana è una Lady che dice nel testo in inglese, invocando gli spiriti del male, unsex myself, cioè toglietemi il sesso. Nel senso, io non sono più una donna, non sono più un essere umano, e perché lei ha bisogno di convincere, di plagiare il marito ambizioso ma leale e farlo far combinare invece l'ambizione anche con la crudeltà, altrimenti a quel trono non ci sarebbe probabilmente mai arrivato. In inglese il testo è molto duro, è molto, molto efficace, devo dire. In Verdi chiaramente noi abbiamo la commistione di due geni. Verdi rispettava moltissimo e conosceva benissimo Shakespeare, per cui è chiaro che fino a un certo punto l'opera cammina molto di pari passo, i due geni si occhieggiano. Diciamo che dal quarto atto in poi, da Patria oppressa in poi, forse la musica di Verdi prende un po' il sopravvento sulla drammaturgia shakespeariana. Però è un'opera che comunque funziona benissimo, un'opera fatta di grande classe, è un'opera che adoro. C'è anche un altro aspetto di quest'opera che secondo me è fondamentale, che è l'aspetto coreografico, perché ci sono le streghe, no, che hanno un ruolo fondamentale in quest'opera, e farle muovere in un determinato modo ovviamente determina anche quella sensazione nello spettatore di essere dentro a questa sorta di sabba. Esatto. Come ha lavorato su questo? Io devo dire, quando faccio Macbeth faccio sempre una battuta con il coro femminile e dico: mi raccomando, siate voi stesse. Ecco, grazie. È una battuta che funziona sempre. Le ragazze del coro di Piacenza sono straordinarie, scenicamente, vocalmente. Io ho anche fatto già un Macbeth con loro qualche anno fa, quindi qualcuna già conosce il mio modo di interpretare il personaggio strega. Anche qui c'è una grande differenza con Shakespeare, perché le streghe di Shakespeare sono tre. Qui naturalmente abbiamo invece tre crocchi, cioè che corrispondono poi alle tre corde. Abbiamo i contralti, i mezzosoprani e i soprani. Io ho messo in scena comunque tre mimi, donne naturalmente, che saranno queste tre streghe shakespeariane che seguiranno un po' di nascosto tutta la vicenda e interverranno naturalmente anche nel momento in cui Macbeth si scontrerà con Macduff alla fine, che gli rivelerà di non essere nato da donna come le apparizioni avevano predetto. Sta tranquillo, perché nessun nato di donna ti nuoce, ma Macduff dice: io nato non fui, ma fui strappato al sen materno. Probabilmente fu fatto all'epoca un cesareo, tra quello che noi ora chiamiamo il cesareo. Ma per cui le streghe accompagneranno Macbeth in questa morte, che non è una morte che avviene perché Macduff è più bravo con la spada. Macbeth è invincibile da questo punto di vista, ma perché è il destino che ha già deciso all'inizio dell'opera come andranno le cose. Devo dire che, ripeto, il coro femminile è straordinario. Io le faccio muovere in maniera, come vuole Verdi, grottesca, un po' grottesca all'inizio e estremamente profetica invece alla fine, nel terzo atto. L'ultima cosa, c'è un determinato punto dell'opera che ogni qualvolta lo sente le dà una certa emozione un po' più particolare. Quale? Ma stesso mentre lei mi sta facendo la domanda, se io le facessi vedere il mio braccio vedrebbe la pelle d'oca. È il momento delle apparizioni e il terzo atto è straordinario. C'è questa combinazione di strumenti che usa in partitura Verdi che ricordano questa lontana cornamusa. Il momento delle apparizioni è il momento del passaggio dei re, quindi in cui Macbeth vede il futuro che non è lui, non gli appartiene, e quindi capisce che questo destino di morte si sta lentamente avvicinando. E proprio così come è concepito il terzo atto, quando Macbeth appunto ritorna a interrogare le streghe, l'atmosfera musicale è
tutti i temi che precedono sia le apparizioni sia soprattutto gli otto re che lui vede da lontano, è sempre un momento che mi dà i brividi, è sempre un momento che, infatti, devo dire che l'atto più provato qui è sempre stato il terzo, perché, no, rifacciamolo, che mi piace tanto. Questo è. Bene, allora rinnoviamo l'appuntamento 18 e 20 di marzo 2016 con il Macbeth ai Teatri di Piacenza. Grazie mille. Grazie a voi.